Sì, eccolo qui, abbiamo Valerio Mantovani. Allora, oggi una prova di carattere di tutto il pacchetto arretrato, al di là ovviamente anche di tutta la squadra. Avete tenuto botta a due attaccanti fortissimi come Cerri e Di Carmine, poi nel finale addirittura il Perugia ha chiuso con 5 punte e avete tenuto benissimo il campo, mettendo anche spesso in difficoltà gli attaccanti del Perugia. Sì, sappiamo che Di Carmine e Cerri comunque sono due attaccanti che per la categoria fanno la differenza. Hanno molti gol quest'anno, ma di certo non servivano presentazioni per loro. Oggi abbiamo fatto una prova solida, non solo noi difensori, ma tutta la squadra che si è sacrificata nel momento di difficoltà, perché a fine partita anche gli ultimi minuti erano veramente tanti dentro l'area e ognuno di noi si è sacrificato e abbiamo portato a casa questo punto. In partenza 3-5-2 con voi tre centrali, spesso quando si doveva difendere c'era anche i due terzini, Casasola e Vitale, che scalavano per darvi una mano. Ecco, un modulo che ha blindato la difesa, siete apparsi veramente compatti dietro, con Monaco che cercava di dettare anche i tempi. Sì, non è solamente una questione di moduli, anche perché la scorsa settimana anche con due attaccanti come Caracciolo e Torre Grossa avevamo fatto bene comunque, però sicuramente oggi tutti noi ci siamo sacrificati e dal primo all'ultimo non abbiamo mollato un secondo e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa questo punto, anche perché nel finale hanno avuto due occasioni che potevano veramente metterci in difficoltà. Ecco, la salvezza matematica è ormai vicinissima, manca pochissimo, si può blindare si può brindare anche definitivamente alla prossima in casa contro la Virtus Entella. Beh, sicuramente noi entriamo in campo con lo spirito che abbiamo avuto oggi, dobbiamo entrare con quello perché dobbiamo portare a casa questi tre punti, non ci vogliamo accontentare di certo di un pareggio, perché quando entri in campo non puoi pensare di accontentarti di un pareggio, devi puntare al massimo. L'Entella sicuramente verrà col coltello fra i denti, perché deve vincere per forza per allontanarsi un po' dalla zona critica e noi dovremo entrare in campo veramente tenaci per portare a casa questi tre punti che significano salvezza. Ti do l'auricolare così possono farti qualche domanda da studio, prego. Innanzitutto buonasera, e allora Maurizio Grillo. Ciao Valerio. Buonasera. Senti, io ho visto nel primo tempo un fallo di Carmine, proprio su di te se non sbaglio, ma per me quasi da cartellino arancione, è vero, ho visto male oppure tu hai subito un brutto fallo dal tuo avversario? Guarda, ti dico la verità, non lo so, perché io nel momento in cui lui è scivolato avevo preso la palla per ripartire e mi sono sentito agganciato sotto la gamba, quindi non so da dietro che prospettiva ci fosse. Il giallo penso sia giusto, poi non so, eventuali sanzioni stanno all'arbitro, non posso dirlo io perché come ti dicevo non avevo la visuale giusta per poter dire se era da giallo o da rosso. Valerio, lavoro un po' da guastafeste, semplicemente con questa prova, perché avete giocato davvero una bella partita, la Salernitana poteva puntare a qualcosa in più in questa stagione? Ma non possiamo sempre recriminarci qualcosa, dobbiamo vedere i punti che sono quelli che sono e sicuramente devono essere un punto di partenza per ricominciare dalle belle cose che abbiamo fatto e non guardarsi sempre indietro, perché non serve a nulla. E quindi da buon viatico anche per la prossima stagione. Max, a te per la chiusura. Sì Valeria, ecco, la prossima stagione, ormai con la salvezza quasi aritmetica si comincia a pensare, tu sei uno dei punti fermi di questa squadra per il prossimo anno, sei tra le sorprese, lo possiamo dire, quest'anno, quando sei stato chiamato in causa hai sempre dato il massimo, si può ripartire da te, da Casasola, giovani interessanti che quest'anno hanno dimostrato di poter giocare tranquillamente in questa Serie B. Beh, io ho altri 2 anni di contratto con la società, quindi sicuramente sarà a loro fare eventuali scelte. Io, come ti ripeto, ho 2 anni di contratto con loro e sicuramente se la società decide di continuare a puntare su di me, io ne sono felice.
Bene, ringraziamo Valerio Mantovani per la disponibilità. Carmine, io ti ridò la linea allo studio e cerco di capire se possiamo avere anche qualche tesserato del Perugia qui in postazione con noi.